Passiamo al secondo punto. Spiegazione per espressione parere sulla proposta 35, nuovo regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni. Chi è che presenta l'atto? Consigliera Caccomo, Presidente della Commissione, prego. Buongiorno Presidente, Assessori, Direttore, colleghi tutti. Parliamo questa mattina di questa delibera che viene dal Campidoglio, proposta presentata da consiglieri dell'opposizione e della maggioranza. Questa delibera tende a ridefinire modalità di ricerca e gestione delle sponsorizzazioni alla luce delle nuove normative intervenute dopo l'entrata in vigore del regolamento precedente che risale al 2004. C'è da dire che il ricorso alle sponsorizzazioni sarà sempre più necessario per le amministrazioni locali a causa dei minori trasferimenti di fondi provenienti da Stato e Regioni e a causa dei minori introiti derivanti da imposte e tasse locali. Sponsorizzazioni che provengono da privati per il perseguimento da parte dell'ente locale, degli enti locali, di fini istituzionali dell'amministrazione, quali possono essere iniziative culturali, sociali, sportive, di manutenzione e realizzazione di manufatti pubblici. In questo contesto il testo unico degli enti locali, la legge 267 del 2000, consente il ricorso alla stipula di contratti di sponsorizzazione. Questo regolamento risulta semplificato rispetto al precedente e aggiornato rispetto alle nuove normative nazionali e comunitarie, come dicevo prima. Stabilisce che l'amministrazione locale, Roma Capitale e i municipi programmi le iniziative e gli interventi che intende realizzare attraverso i contratti di sponsorizzazione con partner pubblici e privati. Non esclude però che possano pervenire anche proposte di sponsorizzazioni direttamente da privati, motu proprio, da parte di terzi. Richieste che l'amministrazione pubblica dovrà valutare sempre perseguendo i fini di interesse pubblico. Il regolamento stabilisce altresì gli aspetti contabili e fiscali del contratto e prevede anche forme di monitoraggio. Questa possibilità anche da parte di terzi di proporre in modo proprio le sponsorizzazioni rappresenta una delle due novità introdotte da questo regolamento che prima non era prevista. L'altra novità introdotta è che Presidente, questo possiamo verificare il numero legale in aula cortesemente? Un attimo solo, facciamo finire, prego consigliere Carco. L'altra novità introdotta da questo regolamento è che esso introduce la possibilità anche per i municipi in maniera autonoma di poter ricorrere. Vorrei la verifica del numero legale, sono stata nominata, vorrei sapere se c'è il numero legale. Chiamo anche il consigliere. Allora. Allora, procediamo all'appello. Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Giuliano non c'è. Gugliotta, La Daga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Bitrotti. Sono 13 presenti, il numero locale c'è. Prego, consigliere Caccomo. Stavo dicendo che
Un'altra novità introdotta da questo regolamento è la possibilità di ricorrere a sponsorizzazioni anche da parte dei municipi in maniera autonoma, cosa che non era prevista nel regolamento precedente. Concludo dicendo che questa proposta di delibera porta e corredata dal parere favorevole della Giunta Capitolina, della Giunta Municipale, di varie commissioni municipali, da vari dipartimenti, dal gabinetto del sindaco, dai dipartimenti centrali, dalla sovrintendenza comunale, anche se con una piccola postilla che poi verrà valutata in consiglio, in assemblea comunale. Quindi auspico che ottenga il voto favorevole di questa assemblea. Grazie. Grazie a lei, consigliera Caccamo. Bisogna chiamare il direttore comunque. Si chiama il direttore. Sì, no, sui emendamenti, non so, di un giorno. Com'è questi? Certo. Allora, per favore chiamiamo i consiglieri. Allora, sono stati condivisi, quindi questi due emendamenti vengono portati oltre dai firmatari anche da chi ha firmato. Quindi solo questi sono? Più questo qui, che viene condiviso anche da Ciano. Quindi sono tre? Sono tre emendamenti. Che cosa? Segno un emendamento. Dammi la penna. Tre. Ah, ecco, ho capito. Sì, va bene, capito, ho colto tutto. Va bene. Sì? Chiamiamo il consigliere solo? Sì, o se no mandamela giù un'altra, sì, la firmo io, tutta la tiene in cassetta, se serve la esercito. Senti, hanno mandato qualcosa laggiù, dagli altri uffici, soprattutto Maria Teresa? Gli altri che io sto aspettando per la firma? Il consiglio, io sto qui, il cellulare ce l'ho acceso, per favore. Sì? Ho capito. Allora, riprendiamo il consiglio. Sono stati presentati degli emendamenti durante la discussione. Gli emendamenti poi sono stati, credo, concordati tra i presentatori di questi emendamenti. Vediamo adesso il direttore, intanto vede la regolarità tecnica, andiamo avanti con la discussione. Allora, era intervenuta la consigliera Lozzi, ci sono altri interventi, parliamo di discussione generale. Allora, ci sono altri interventi? No. Se non ci sono altri interventi passiamo alla presentazione degli emendamenti. Allora, per favore. Devo mettere 20 minuti in ufficio, già ho versato la sospensione. Devi dare la regolarità tecnica. Ci metto un attimo. Allora, intanto presentiamo gli emendamenti. Allora, il primo emendamento, chi lo presenta, è la firma di Ciancio ed altri. E se adesso le facciamo fotocopiare. Allora, prego, consigliere Ciancio, presenti il primo emendamento.
c'è il direttore. Dove si parla di approvazione dei consigli. Un attimo. Grazie Presidente. Consiglieri, i due emendamenti, il primo all'articolo 5, al comma 2, al fine di cui al comma 1 è predisposto annualmente dall'amministrazione centrale di Roma Capitale e dai municipi un piano delle sponsorizzazioni contenente l'elenco delle iniziative assoggettabili a sponsorizzazione nel relativo periodo di riferimento, da sottoporre all'approvazione della giunta capitolina e delle giunte municipali. L'emendamento, dopo di riferimento, al comma 2, si sostituisce con la dicitura da sottoporre all'approvazione dei consigli municipali e successivamente dall'assemblea capitolina. Questo è l'emendamento numero 1. Il numero 2, all'articolo 8, al comma 3, leggiamo, comma 3, dopo la parola rivalutazione, cassare etica. Rivalutazione etica dello sponsor. Non possiamo assolutamente pensare che ci possa essere una rivalutazione dal punto di vista etico. Grazie. Siete Cofano, intanto presente il suo emendamento. Grazie Presidente. L'emendamento non è il mio, nel senso che in sede di concertazione è stato condiviso anche dagli altri commissari che hanno sostenuto i primi due emendamenti già presentati. L'emendamento consiste nella soppressione del comma 2 nell'articolo 14, lo cito: è tuttavia facoltà dell'amministrazione capitolina e dei municipi, ove ritenuto più efficace sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione, a seguito dell'espletamento del bando di selezione, l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario. Allora, abbiamo sostenuto di dover sopprimere questo comma in quanto anche a fronte del comma precedente, ossia il reperimento delle sponsorizzazioni effettuato direttamente dall'amministrazione capitolina e dei municipi, secondo la disciplina del precedente regolamento, riteniamo che per il principio della trasparenza questa facoltà non ci debba stare, per evitare il rischio che la facoltà diventi un modus operandi definitivo dell'amministrazione, dove talvolta nelle amministrazioni si è potuto constatare che laddove si lasciasse la facoltà diventasse poi il modo standard. Per quello riteniamo di doverlo sopprimere, ripeto, è stato condiviso dai commissari, per cui ritengo che possa essere approvato in sede d'aula. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cofano. Allora, per quanto riguarda i tre emendamenti presentati, per quanto riguarda il primo emendamento, il direttore ritiene di non dare il visto di regolarità tecnica perché è una questione gestionale. Infatti nella proposta non si fa riferimento neanche al Consiglio Comunale, però al di là il direttore dà un parere contrario, però il Consiglio è sovrano ugualmente nel poterlo approvare oppure no. Bene? Gli altri due c'è il parere favorevole di regolare. Qual è il motivo è motivato il parere? Prego. Allora, consiglio, do la parola al direttore.
scusate, gli altri due. Allora, apriamo la discussione unica sui tre emendamenti, poi facciamo, li votiamo in maniera separata, chiaramente. Consigliere Coglia, prego. Allora, ne abbiamo discusso in varie commissioni. L'interpretazione dei commissari per quanto riguarda questo emendamento è stata di questo tipo, nel senso che la prima parte riguarda il potere esecutivo, la predisposizione del piano di sponsorizzazioni a nostro avviso riguarda gli uffici e la giunta. La approvazione del piano riguarda il Consiglio e il potere politico e di indirizzo. A me sembrava, e anche agli altri commissari, sembrava evidente questa interpretazione e ci sembrava parimenti evidente che mancava un organo importante nella disciplina delle sponsorizzazioni, che erano i consigli municipali e il Consiglio Capitolino. Quindi su questo ci troviamo perfettamente d'accordo, in linea con le discussioni che ci sono state nelle commissioni competenti. E per quanto riguarda l'emendamento articolo 8, comma 3, diciamo, se ne è discusso, c'erano vari pareri, noi ci troviamo in leggero una posizione differente da quella del consigliere Ciancio in merito a voler emendare semplicemente la parte di rivalutazione etica. Quello che avevamo chiesto in commissione era che la rivalutazione potesse essere possibile solo in determinati ambiti. Si fa un elenco nel regolamento di casistiche in cui va fatta questa rivalutazione etica. Allora, se le violazioni che ha subito la società che deve essere rivalutata sono minori, si può procedere a nostro avviso a una rivalutazione più o meno etica, chiamiamola come volete, della società affinché partecipi a un nuovo bando. Se le violazioni sono gravi, la società per noi non deve più partecipare. Questa era la nostra posizione. Sugli altri emendamenti ve ne sono altri che non sono stati citati. Sì, va bene. Altri interventi sugli emendamenti? Consigliere Ciancio, prego. No, sull'emendamento numero 1, su cui il parere tecnico del direttore pone delle preclusioni, penso che l'aspetto tecnico, noi vorremmo una motivazione vera, scritta magari sul modello, se vuole per esempio il modello, così resta agli atti la motivazione che lei induce. Quando viene al punto a comma 2, al fine di cui al comma 1 è previsto annualmente dall'amministrazione centrale di Roma, capitale e dai municipi, quella è la fase in cui la giunta e gli uffici preparano il piano per le sponsorizzazioni da sottoporre successivamente all'unico organismo che deve deliberare gli atti del municipio, cioè mentre il comma 2 dice dalla giunta capitolina e delle giunte municipali, è come se volesse tornare indietro, perché l'ultima parola spetta al consiglio. Se la giunta del Campidoglio o la giunta del nostro municipio vuole elaborare un atto, una delibera, ne ha tutta la facoltà per farlo, come l'ho fatto sempre. Fine. Questa novità rispetto al fatto che ci possa essere un parere tecnico, magari se vuole, se ci scriva una motivazione sui modelli predisposti, perché avevo già reperito il modello antico, quello cartaceo in cui si doveva fare l'emendamento, dove c'è il parere del direttore al testo dell'emendamento, io ne sono ben lieto, non vogliamo avere situazioni pendenti, non definite puntualmente, vorremmo avere certezza di chi custodisce la legalità nel municipio rispetto a quello che facciamo. Questo vale per oggi, ma vale anche per tutto quello che abbiamo fatto prima, altrimenti qualcuno si può arrogare il diritto di dire che ci sono cose legali e non legali. Siccome in questo municipio, in quest'aula, sono 24 consiglieri che nessuno penso abbia
motivo per deliberare o sottrarsi alla legalità, ritengo che sia necessario puntualmente che scriviamo italiano, giallo, rosso e nero. Cioè non mettere se, potrebbe, sarebbe, dovrebbe, e. I giudici mi chiedono di dare certezza, quindi il verbo da utilizzare è. Lecita, non è lecita, sarebbe, appare. Non appare un tubo in questo municipio. Quindi diciamo le cose come stanno, perché altrimenti andiamo in direzione sbagliate, e già ci siamo pronunciati in direzione sbagliata, e ne sto pagando le conseguenze di atti che non riesco a portare a casa. A casa vuol dire per i cittadini del municipio. Ecco. Quindi io non voglio dire più nulla rispetto agli emendamenti, che poi sono di regolamenti, ma è una questione... Scusate, per favore. Grazie direttore, grazie consiglieri. Grazie. Io da stamattina che avevo preparato, cercando la carta che usavate voi qualche anno fa, dove grazie, c'è l'espressione del parere. Allora, grazie. Ci sono altri interventi sugli emendamenti. Faccio consigliere Poli, sugli emendamenti si interviene uno per gruppo. No, ma consigliere, consigliere Giuliano, Fratelli d'Italia, prego. No, ma una cosa al volo, io mi rifiuto, perché siccome sono limitato dal punto di vista dell'apprendimento, se io non ho in mano gli emendamenti da poterli leggere e confrontare con la delibera, io non riesco a dare il mio contributo. Se è una cosa personale, ditemelo, esco io dall'aula e continuate, ma io se non c'ho la carta... Cioè, ha perfettamente ragione, grazie, consigliere Giuliano. Presidente. Facciamo fare le fotocopie e verranno distribuiti. Allora, continuiamo intanto la discussione sugli emendamenti. Ci sono altri interventi? Allora, sospendiamo di nuovo il consiglio per 5 minuti, prego i consiglieri prendere posto. Si può specificare al quale spettano allora le attività programmatorie? Ma se qualcuno dice che il consiglio può scegliere se Marco o Eva devono essere quelli che possono fare le sponsorizzazioni, non lo può fare. Che quello spetta a... Prego i consiglieri di riprendere posto, per favore. Per favore. Allora, stavamo alla discussione degli emendamenti. Credo che ci sono... Per favore, prendiamo posto, per favore. Allora, ci sono altri interventi sugli emendamenti? Se non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto sugli emendamenti. Allora, scusate, allora, emendamento numero 1, ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Allora, emendamento numero 1, chi è favorevole? I firmatari sono Ciancio, altri, ecco, è condiviso. Allora, chi è favorevole all'emendamento numero 1? Sì. Sì, poi la notte, no, poi la notte, e Lenci, e Giuliano. Chi è contrario? Chi si astiene? Siamo allora, 15 voti favorevoli e l'astensione di Poli di... Allora, quanti sono i favorevoli? 15. Allora, 15 voti a favore, nessun contrario, l'astensione dei consiglieri Poli e Carus. Passiamo all'emendamento numero 2. Sempre gli stessi firmatari. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è a favore?
Lozzi, no. Chi è contrario? Nessuno? Chi si astiene? Voti a favore, l'astensione della consigliera Lozzi, quindi è approvato. Passiamo al terzo e ultimo emendamento. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi approvato. Quanti? 17. Allora approvato con 17 voti a favore, nessun contrario e nessuno astenuto. Adesso passiamo alla proposta generale delle sponsorizzazioni. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Lozzi, prego. Allora, ringrazio comunque i consiglieri per aver portato degli emendamenti che migliorano leggermente la proposta, siccome non viene toccata tutta la parte relativa ai bandi e quant'altro, noi votiamo comunque contrario al regolamento sulle sponsorizzazioni. Grazie consigliera Lozzi. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Giuliano, più veloce della Lozzi, sì, prego. Sì, più veloce della Lozzi, siccome appunto ringraziamo i consiglieri per aver fatto delle modifiche, ma comunque non sono sostanziali a quello che riguarda l'impianto della delibera delle sponsorizzazioni, Fratelli d'Italia è contrario. Sì, consigliere Giuliano, altre dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, chi è a favore? Chi è contrario? Cominciate ad avere dei punti di incontro. No? Consigliere Giuliano, stiamo votando, per favore. Dormiamo meglio la notte, stiamo più tranquilli. Ancora. Chi si astiene? Nessuno. 13 voti a favore e 3 contrari, quindi è approvato. Allora, passiamo adesso all'ultimo punto all'ordine del giorno, sul calendario delle elezioni degli organi di gestione dei centri sociali anziani. Faccio presente al Consiglio che rispetto all'atto che era stato mandato all'inizio c'è una semplice variazione di data e riguarda il centro sociale anziani di Centruni, che era previsto per il 27 novembre e invece è il 16 dicembre 2014, una modifica richiesta dagli uffici. Prego la Presidente della Commissione di presentare l'atto. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. Come previsto dal regolamento che regola appunto la procedura per l'elezione e per i rinnovi dei comitati di gestione dei centri anziani che ci sono nel nostro territorio, spetta a questo Consiglio appunto votarne la data delle elezioni. Ieri la Commissione quarta si è riunita e ha espresso parere favorevole, è un atto ovviamente che appunto è previsto dal regolamento e abbiamo rispettato la scadenza dei mandati. L'unica variazione a cui lei faceva riferimento poc'anzi era solo relativa al fatto che per rispettare i tempi tecnici per tutte le procedure tecniche e amministrative per la preparazione delle elezioni appunto servono delle tempistiche precise, quindi per attenerci a questi abbiamo dovuto fare questa variazione. Le date le trovate all'ultima pagina di questa proposta di delibera e quindi spetta a questo Consiglio oggi pronunciarsi per poi dare inizio alle assemblee e alla fase consultiva e di votazione nei centri anziani che sono in scadenza. Grazie.
Grazie a lei. Apriamo la discussione. Ci sono interventi? No. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Sade? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora, 16 voti a favore. Votiamo per l'immediata esecutività della delibera. Chi è a favore? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi l'atto è approvato e il consiglio è chiuso. Grazie.